performance of supersonic fighter. State-of-the-art avionics. Multi-role. Now, your air becomes much stronger. Fighting Eagle FA-50. T-50, Golden Eagle. The optimal advanced jet trainer to train 21st century fighter pilots. Based on T-50, KAI has developed aerobatic T-50B and lead-in fighter trainer TA-50. FA-50 is a powerful multi-purpose combat aircraft born from extending the tactic capability of TA-50. FA-50 has maximum power of 17,700 pounds and maximum takeoff weight of 27,300 pounds with its GEF 404-102 engine and its full length of 43.1 feet, full width 31 feet, full height 15.9 feet, and wing area 255 square feet. FA-50, based on T-50, is capable of loading armament and radar to enhance the combat capability. And it's an advanced jet trainer optimized for training the next generation fighter pilots. Capable of simultaneous tracking of two targets and has wide detection area with its high-resolution map application. And it also has excellent air-to-ground attack capability. It has excellent viability with installed radar warning receiver and countermeasures dispenser system that are applied to the cutting-edge fighter. By sharing a real-time battlefield information with air and army forces with its tactics data link capability, close joint operation capability, and mission success rate are very high. With its night vision equipment, it enhanced night tactics attack mission capability. It has precise and threatening offense power to burn enemy aircraft and a camp to the ground with the basic weapons such as air-to-air, air-to-ground missile, and automatic cannon, but also with the precise guide missile such as joint direct attack munition. FA-50, a strong fighter and state-of-the-art trainer, will guard your air solidly.
저 높고 푸른 창공에 우리의 꿈이 날고 있습니다. 현실로 이룬 카이의 꿈이 힘차게 비상합니다. 카이가 만들어가는 새로운 하늘, 또 다른 미래, 가슴벅찬 새로운 감동을 카이가 준비합니다. 첨단 기술과 경제적, 기술적 파급 효과로 인해 국가 경쟁력을 좌우하는 성장 동력으로 부상하고 있는 항공우주 산업. 항공우주 산업의 중심에 카이가 있습니다. 항공기의 설계에서부터 최종 조립에 이르기까지 대한민국 유일의 항공기 체계 종합 전문 기업 카이. 독자 모델 항공기로 개발된 기본 훈련기 KT-1은 공군의 전투기 조종사 양성 임무를 성공적으로 수행하며 항공기의 수출 시대를 열어가고 있습니다. 세계 최고 성능을 지닌 초음속 구동 훈련기 T-50 골든 이글은 탁월한 기술 경쟁력을 갖추고 있어 지속적으로 수요 증가와 함께 21세기 세계시장 선점을 기대하고 있습니다. 이외에도 공군의 주력 전투기인 KF-16 전투기와 국내 독자 개발한 무인 항공기 사업을 성공적으로 수행하였습니다. 한반도 지형에 적합한 육군의 차세대 헬기 개발 사업, 군용 민수용 헬기를 포함한 항공기의 수명 연장과 성능 개량 사업을 수행하고 있습니다. 그리고 대형 민항기의 기체 구조물과 F-15K, 아파치 헬리콥터의 동체 등을 생산하여 납품하고 있습니다. 민항기 국제 공동 개발 사업과 위성 사업, 방산 전자 사업에도 참여하고 있습니다. 차근차근 준비하고 하나하나 이루어가는 꿈을 향한 카이의 열정. 더 멀리, 더 높이, 세계로, 미래로. 카이가 더 큰 꿈을 펼쳐갑니다. 항공우주 분야의 독자 개발 능력을 확보하고 국제 경쟁력을 높이기 위한 카이의 끊임없는 노력. 세계 초우량 항공우주 기업을 향한 카이의 변화는 이미 시작되었습니다. 카이는 설계에서부터 시험평가에 이르는 항공기 개발의 모든 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 지금의 능력에 만족하지 않고 카이의 기술로 만든 세계 최고 성능의 항공기가 지구촌의 모든 하늘을 비상하는 큰 꿈을 이루기 위해 도전과 혁신을 멈추지 않습니다. 2010년 세계 10위권 항공우주 기업으로 성장하여 마침내 우리의 기술로 한국형 전투기 개발을 실현할 카이. 카이는 꿈을 현실로 이룰 큰 힘을 가지고 있습니다. 카이가 세계 항공산업의 중심이 됩니다. 상공을 향한 인간의 꿈을 실현하고 인류의 미래를 보다 풍요롭게 만들어갈 그 이름. 세상을 바꾸고 미래를 바꿀 꿈의 기술을 카이가 만들어갑니다. What the T-50 brings is the ability to train both the very low end of the pilots that are just coming into the advanced jet trainer, as well as to be able to prepare them adequately for the high-performance jet aircraft. T-50 aircraft today is configured to look very close to an F-16. As F-35s start becoming more predominant in air forces, we have the ability to adapt the T-50 to more closely mimic the cockpit of an F-35 for the true fifth-generation training. T-50 was developed in cooperation with Lockheed Martin, and currently we're trying to sell this aircraft to the international customers. It can reach Mach 1.5, it has great avionics, state-of-the-art fuselage design. Our final goal is to capture the U.S. Air Force's T-X program. T-50 같은 경우는 상당히 많은 항전 장비들, 그리고 국산 항공기라 그런지 또 만지는 내 자부심이 느껴지는 그런 부분이 있습니다. 대한민국 누구나한테 물어봐도 그런 대답이 나올 거라서 I'm also really good to be here in the UK and hope that everyone can enjoy the show.
I'm Mike Griswold with Lockheed Martin Aeronautics, and we're here at the Singapore Air Show, which is the largest air show in Asia, representing the T-50 aircraft, multi-role trainer. We're partnered with Korean Aerospace, a longtime industry partner of Lockheed Martin. We co-developed the T-50 aircraft explicitly to perform the role that we're now representing for advanced jet training. The Korean Air Force has fully integrated the T-50 into their training program, replacing the T-38s that they used previously. In addition, showing the versatility of the T-50 platform, they're incorporating it into a light combat role within the Korean Air Force. Again, it exemplifies the versatility of the T-50 platform. The Korean Air Force uses the T-50 as their aerial demonstration aircraft in an outstanding program, which they call the Black Eagles. The Black Eagles are performing here at the Singapore Air Show and clearly are the star of the show. There's a lot of demand for new trainers in the world today as the training requirements are elevated with fifth-gen aircraft coming online. T-50 has already had good success in the market with a recently completed program with Indonesia and a new program that was just announced selling T-50 trainer aircraft to Iraq. Now, I think we're so excited at Lockheed to be working with Korean Aerospace on T-50. We think it's the right trainer for the U.S. Air Force market as well as air forces around the world. Struck a deal on Friday to export 12 FA-50 fighter jets to the Philippines for $420 million. The FA-50, a variant of the T-50 Golden Eagle supersonic trainer, is built by Korea Aerospace Industries. Under the terms of the government-to-government deal, KAI will deliver the jets to Manila in the next 38 months. It follows similar contracts with Iraq last year and Indonesia in 2011. KAI also has its sights set on selling the FA-50 to Peru, Botswana, and the United Arab Emirates. The contract comes after President Pakanay and Philippine President Benigno Aquino signed a memorandum of understanding on expanding the defense cooperation back in October.
We're glad we're finally back to supersonic age. Got to make it your own way. And you know, you can't go back.
Un addestramento segue un pilota militare, il Top Gun dei film americani, per riuscire a manovrare quelle macchine terribilmente complicate e costosissime che si chiamano F-16, Rafale, F-22 o Eurofighter. È chiaro che non si può imparare a volare direttamente su un caccia che costa decine e decine, se non centinaia di milioni di euro. Allora, come si arriva a mettersi alla cloche di simili mostri di tecnologia? Super Quark è andato a indagare dietro le quinte di questi complessi addestramenti. Prima sorpresa, i futuri piloti militari compiono i voli iniziali su aerei relativamente semplici come questo, l'Air Macchi SF-260, un addestratore basico a elica di costruzione italiana. È su questi aerei che, volando insieme agli istruttori, avviene anche una prima selezione. Il ruolo che riveste la scuola di volo del 70° Stormo di Latina è fondamentale. Questa è una scuola di volo dove formiamo tutti i piloti dell'aeronautica militare, ma non solo. In questa scuola infatti addestriamo il volo anche i piloti di altre forze armate, l'esercito, della marina, della guardia di finanza, e insieme a loro addestriamo il volo anche piloti di forze armate straniere, amici dell'Italia. Chi non resiste a stalli, viti o tonno verrà dirottato verso attività più tranquille, come gli aerei da trasporto. Ma per chi passa la prima selezione, il corso di pilotaggio prevede un salto di qualità. È il momento di salire a bordo di un aereo da addestramento, in grado di simulare le difficoltà e le caratteristiche dei grandi caccia militari. Oggi è l'MB-339, quello usato ormai da tempo anche dalle frecce tricolori. Domani sarà l'M-346, un addestratore dal costo molto più contenuto, fra le 2 e le 4 volte in meno rispetto a un caccia tattico, ma dalle prestazioni paragonabili ai velivoli operativi. Questo è l'ultimo nato dell'industria aeronautica italiana, l'M-346, della Lenia Air Macchi Finmeccanica. Forse non è molto noto ai non addetti, ma esiste un'industria aeronautica specializzata proprio in aerei da addestramento. In questo settore ad altissima tecnologia, l'impresa italiana è molto competitiva e il suo obiettivo è di assicurarsi gli ordinativi di una discreta fetta dei 2000 addestratori avanzati che nei prossimi 25 anni verranno acquistati dalle aeronautiche militari di tutto il mondo. Ma vediamo più da vicino queste macchine. Primo punto. Un addestratore deve possedere le caratteristiche aerodinamiche dei fratelli più grandi. La fase di progettazione, i test nella galleria del vento, le simulazioni al computer si susseguono una dietro l'altra per raggiungere la configurazione ottimale, quella, come possiamo vedere, più vicina ai veri caccia. Secondo punto, il cosiddetto fly-by-wire. Il pilota non manovra direttamente con la cloche, pedali e varie leve, le superfici delle ali, della coda o i motori. Questi impulsi arrivano a un computer che li analizza e se i comandi risultano compatibili con le caratteristiche dell'aereo e con i livelli di sicurezza, li trasmette a chi di dovere. Così, ad esempio, in una virata il pilota inclina la cloche, il comando arriva al computer che, dopo averlo analizzato, lo trasmette a un sistema elettroidraulico che muove la superficie delle ali. Tutti i sistemi del fly-by-wire sono per sicurezza quadruplicati, ci sono cioè 4 computer in grado di sostituirsi l'uno con l'altro in caso di avaria. Questo sistema permette anche di regolare i comandi per far assomigliare l'addestratore quanto più possibile al caccia a cui è destinato il pilota. Ad esempio, un Rafale piuttosto di un F-16. Ma anche per graduare l'addestramento del pilota, cominciando con comandi che perdonano piccoli errori per finire con comandi che non fanno passare liscia la minima svista. Ultimo punto, l'avionica di bordo. Mentre la configurazione della plancia di comando è abbastanza simile in tutti i moderni caccia, cioè con quei 3 schermi, il modo di presentare le informazioni è molto diverso, ad esempio nell'americano F-22 o F-35, dall'europeo EFA. Anche in questo caso, l'avionica può essere modificata per assomigliare al caccia per il quale si sta addestrando il pilota. Ma c'è di più. Grazie a questi aerei, ormai dei veri e propri computer volanti, si possono simulare anche delle vere e proprie battaglie aeree. Il sistema si chiama simulazione tattica di bordo. Nella scheda di memoria viene inserito uno scenario di combattimento aereo. In pratica, il pilota vedrà apparire sul suo radar un aereo nemico, al quale dovrà sfuggire con le manovre più spericolate. A bordo dell'addestratore non c'è ovviamente nessun radar, nessun missile, e di aerei nemici nei cieli della Brianza nemmeno l'ombra. Il cuore di questo sistema, a parte l'aereo vero e proprio costruito in gran parte in questi stabilimenti vicino a Varese, si trova nel software, nei programmi che permettono simulazioni, analisi, registrazioni e confronti. Cioè tutti quegli strumenti indispensabili alla formazione di un moderno pilota militare. Come è noto, le imprese italiane non hanno grande simpatia per l'alta tecnologia, ma in questo caso è vero l'esatto contrario, perché gran parte del software usato in questo sistema di addestramento è stato scritto in Italia. Un esempio di come anche il nostro paese possa essere competitivo su mercati veramente difficili.